Ottimo. Fa attenzione. Come sempre. Allora, vediamoci Non intanto entrano più. intorno. Se ci sono cose che possiamo aprire, toccare, prendere o fare, imbrigare, niente, direi. A giudicare da qua non c'è niente. Oggetti qua. Nisba niente. Come al solito non funziona il tasto quello per correre. Capirò prima o poi perché non funziona. Cioè, funziona un po' quando voglio al gioco il tasto per correre, ma va bene, ok. Di qua che cosa ci sarebbe? Niente. Il nulla cosmico anche di qua. E di qua, idem, come sopra. Non c'è niente. Possiamo passare da qua sotto, però, attenzione, no? Non possiamo passare da qua sotto. Ah, c'è anche il combattimento corpo a corpo. Ok. Ah, potevo scendere, ecco, mettermi così per passare. Ottima come cosa. Vi avviso già, ragazzi, che probabilmente qualche lag qua e là ci sarà perché sto giocando da PS3 e la PS3 non era molto, cioè, diciamo, un po' così era. Ok, da qua si entrava, quindi niente. Lei se n'è già andata al suo posto. Io mi guardo un po' intorno, giusto così, ragazzi, velocemente. Perché non so, ribadisco, se ci sono oggetti o altro, non vorrei tipo perdermi oggetti perché mi hanno detto che ogni oggetto cosa ti serve tantissimo, specialmente le cure, e contando che stiamo giocando a livello normale, non in altre maniere, sapete com'è, non vorrei fare cose che non vanno fatte. Ok. Probabilmente moriremo da stronzi spesso, quindi tenetevi già pronti, ragazzi. Nei miei video è normale, lo sapete. Dov'è la scala? Deve essere cerchiamola. qui in zona. Eccola qua la scala che cercavi. Trovata? Portala qui. Tutorial sbloccato, premi per visualizzare. Scale e assi. Appoggia le scale alle pareti per accedere alle zone in alto. Se le scale o l'asse non sono più alte del dislivello, potrai recuperarle e portarle con te nelle zone successive. Gli assi di legno possono essere disposti sui dirupi per accedere ad aree altrimenti irraggiungibili con un salto. Ok. Ottimo, ottimo. Allora, vediamo un po'. Quindi. Ok, ah, adesso me la fa posizionare, perfetto. Prima non me la faceva posizionare. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona? Sì, ho visto Kel Sono per Kel. arrampicarsi. Cioè, ma come, scusa, si fa per dire? Cioè, gli dici così e poi dopo si fa per dire? Ma ti pare? Cioè, Joel, su. Va bene, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Non c'è nient'altro, stavo guardando ancora, ma niente. Di qua. Allora, vediamo un po', vediamo se ci sono oggetti anche qua, roba, non c'è niente. No, direi di no. Scusate se tendo un po' a esplorare, ragazzi, ma ve l'ho detto, voglio vedere per bene tutto. Vedete, infatti, ecco qua, guarda già. Niente. Qua? Qua c'è qualcosa. Raccogli dei pezzi per potenziare le tue armi. Ok, ma c'è ancora? Fermi. Perché non me lo guarda? Non me lo vede? Eccolo qua. Ok, ottimo. Sì, guardiamo per bene tutto allora, ragazzi, assolutamente. Qua mi sa che troveremo il mondo. Qua c'è qualcosa. Vedo infatti un foglio che luccica. No, non è un foglio. Per attivare e disattivare la torcia, R3, così. Ok. Perfetto. Delle cure, piastrine. Ah no, piastrine di luce, select per vedere. Ok. David Michael Virgil 000102. Ok. Una piastrina indossata dai membri della Malizia delle Luci. Perfetto. C'è altro da vedere? Direi di no. A giudicare così direi di no. Quindi possiamo andare, Giù di qua. ok. Mi verrà il crampo Ancora le nostre armi. al Sarà meglio per lui. collo, visto Una volta che ripresa la mercanzia sarà facile da ce l'ho scaricare. tutto in su, sto guardando Tu in su, cosa sto stai guardando facendo per qua sul giocarlo. serio? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo. Si spera avremo un altro figlio. Sì, arriva sempre con qualcosa.
Dovrebbe tenerci occupati per me. Niente, non c'è niente qua. Vai. Fermo. Spore. Ok. Diavolo arrivano. L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Paracquarciata è stata in piedi. Sì. Questo l'avevamo già capito. Devo ricordarmi che questo è per attaccare. Oh, qua c'è qualcosa. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da noi. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Hanno tipo, sembrano tipo dei funghi, qualcosa del genere, che c'è bene il corpo. Guardate anche qua, che schifo. Ok. Vabbè, magari risaliamo. Dovremmo passare da qui. Merda. Ecco. Tutto ok? Sì. Più o meno. Soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. No, non lasciate che mi trasformi. Attenzione, qua ci sono intanto delle ammo. Prego. Che vuoi fare? L1 R1. Mi sa che però questo qui, ragazzi, si trasforma. Sicuro. Aspetta intanto, fammi ricaricare le armi. Ah no, che mi ha cambiato la visuale, fermi. What? Ma scusate, come ca... Ah, R1 per sparare, l'ho fatto. Lo fa. Ok. Andiamo. Non posso recare, cioè non posso... Ah, uso i termini anche di World of Warcraft, non posso ricaricare perché non c'ho altre ammo. Ok. Oh, lui ci ha chiesto tecnicamente di non farlo... Che schifo, ma cos'è sta roba? Di non farlo trasformare, cioè ci ha detto lui, quindi io ho fatto quello che lui ha detto. Anche perché sinceramente era già infetto sicuro al 100%. Diciamo che è una cosa molto forte farti fare una scelta simile, però comunque... Cioè, siamo in un gioco. Non siamo in altre cose, quindi... Allora, qua oggetti non ne vedo. Continuiamo di qua. Qua è da dove arrivavamo, esatto, quindi si continua da qua sotto. Aspetta che non vorrei che ci fossero zombie. R2 per intensificare l'udito di Joel, ok. Ok. Là ce ne sono due. Il problema è che ci vedono. Come cazzo non la facciamo a farli quei due? Mi sa che uno dovremmo ucciderlo per forza. Io ci provo. Se poi dopo non riusciamo, vediamo. Attacca, 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 aia! Bene, non ce ne sono altri. Ok. Speriamo. Allora, com'è che si faceva così? Torniamo in città. Non mi ricordo già più per curarmi come caspita si faceva. R1. No. Ah no, era così.
Ma non abbiamo cure adesso. Infatti non ci sono cure. Però ragazzi non potevamo fare altrimenti. Cioè, sinceramente non si poteva fare altrimenti. Ma caspita facevi a farli sti qua? Cioè, devi per forza attaccarli qua, sta parte. Non è che puoi fare altro. Ok, non puoi rompere le assi, cosa importante. Volevo vedere appunto se riuscivamo a far cose, ma fa un po' vedere come sono sti qua. Questi però non c'hanno funghi. Si vede che si erano appena trasformati da poco. Penso. Se mi dai una cura mi faresti un piacere, gioco, giusto così per... Sai com'è. Solite cose. Oh, grazie. Aspettate, visto che sono così contenti, cioè sono così gentili nel gioco, se chiediamo 1 miliardo di euro, dite che ce li danno? Non lo so, la butto lì. Allora, qua c'è una parte che sale. Proviamo a salire su di qua. Ah, qua si continua. Ferma, 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 che altrimenti si continua. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Perché volevo vedere prima se c'era ancora qualcosa da fare qua. Vediamo sta porta. Vedi, infatti, ammo. Cacchio, ragazzi. Comunque vi avviso già che cercherò di far usare il meno possibile ammo, perché mi hanno detto veramente di usarle veramente poco. Perché non ce ne sono tante ed è molto sempre meglio farli in stealth, i nemici, mi hanno detto. È proprio una cosa che mi hanno consigliato, quindi lo farò anch'io. Se è possibile. Poi ovvio, se siamo proprio messi male, andiamo di pistola. Però per il momento possiamo provare a farli anche così. Se non sono troppo stronzoni i nemici. Qua. C'è altro? Questa non si può aprire. Niente. Ok. Via. Andiamo. Attenzione, qua si potrebbe anche... Ah, ok. Pensavo ti portasse in un'altra stanza che non avevamo visitato. Ok, scusate. Via, via, via. Seguiamo il gioco, seguiamo il gioco. Vai. Ok, siamo fuori di nuovo. E c'è ragione L'unica anche cosa che mi piace è qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Beh, immagino. Vedi, infatti, chiedi a Billy di portarci un po' di deodoranti. Cioè, quindi vuol dire che comunque loro stanno assieme. Cioè, è palese, ragazzi, è palese. Vediamo qua se ci sono oggetti, non mi fa neanche entrare qua dentro. Cure, niente, niente gioco, non ci dai proprio niente, sei sicuro? Possiamo andare avanti? E andiamo avanti. Ragazzi, volevo che andiamo avanti il gioco, andiamo avanti. Ah, fai pure te. Ok. Copri l'entrata. Ok. Fammi vedere qua sotto se c'è qualcosa. Direi di no. L'asse è caduta. Ah. Ok, quindi dovremmo prendere l'asse. Che gentile che è Joel, ragazzi. Vedete, la prende lui, la prende. Io spero tantissimo che l'audio si senta bene, che tutto sia tutto a posto, perché ho fatto un attimo una prova prima e sembrava sentirsi, solo che loro tendono un po' a bisbigliare adesso, quindi... Però se aumento troppo l'audio è un casino, ragazzi, ve lo dico già, perché purtroppo qualsiasi cosa succede inizia a far casino il gioco. Bam! Ecco, mi sono fatto malissimo, perfetto. Perfetto, volevo giusto giusto capire come fare, mi sono fatto un male boia. Ok, iniziamo bene, ragazzi, yeah! Qui.
Passamela. Moriremo da stronzi, ve l'ho detto, ragazzi. Ma come? Scusa, perché l'ha messa giù? Non l'ho capito se questa. Devi passarla là, devi passarla. Ok, posizione, sì. Posizione, no, va bene. Così lei la prende. Credo di potercela fare. Ok, andiamoci un po' intorno qua intanto noi. Qua? Non possiamo salire qua sopra, ok. Ah, ok, torniamo nello stesso punto dove eravamo prima, perfetto, perfetto. Sali, culo pesante, muoviti. Dai, ha chiamato culo pesante. No, aspetta. Non fa. Avviciniamo. Ok. Non fare cose strane, Joel, che ci facciamo male. Qua ci ammazziamo malissimo. Fidati. Non fare cose strane, Joel. E comunque qua non c'è un piffero, ragazzi. Cioè, sto guardando, ma non c'è niente a livello di oggetti. Io continuo ad andare avanti. Che devo fare? Qua neanche, mi sembra. Ogni tanto sbaglio il tasto. Questo? No, invece qua c'è qualcosa. Degli snack. Ottimo. Ma quindi ci autocura? Cioè, ogni volta che noi prendiamo un qualcosa ci autocura? Non ho ben capito sta cosa. Perché mi sembrava che adesso eravamo messi un po' peggio. Vediamo che Aia. non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Sì, un secondo. Dammi il tempo di guardarmi intorno un secondo, Tess. Tess, mi sembra si chiami, dai, che io mi confondo poi con i nomi, faccio cagare con i nomi io. Però Joel me lo ricordo perché, vabbè, è abbastanza conosciuto come gioco The Last of Us. Quindi, ci sta. Ok, qua. Oggetti non ne vedo. Nemici non ce ne sono. Mi preoccupa un po' quelli che hanno chiamato runner. Che vuol dire corridori, ma lo scopriremo penso più avanti sicuramente, quelle tipologie di amici lì. Sicuramente. Ok, di nuovo, quindi andiamo di nuovo a usare la luce. Oggetti? No. No. Ok, possiamo andare allora, direi. Porte eventuali non ce ne sono, quindi andiamo. Prendi le munizioni, ci serviranno. Un secondo che adesso ci sto cercando se c'è qualche oggettino interessante. Ah, ok, munition. Ricarichiamo. Ah, lo ricarica. Ah no, non l'aveva ricaricato in automatico. Ok. Pericoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Piccoletto. Sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Ok. Andiamo. Forza. Andiamo. Allora, intanto voglio vedere di qua se c'è qualcosa. Non c'è bisogno di incazzarsi, è bellissima. Seguiamo lei, seguiamo. Qua? Se non avete le schede razione, non fatemi perdere tempo. Non mi interessa barattare coi proiettili. Sbrigati, moriamo di fame. Tranquilli, la roba arriva subito. Ma è topo, è un Non topo? provare a saltare la fila. Oddio. Cani. Ok, andiamo. Se tocchi, compri. Oh, cattivo, eh? Ma cos'è, il Fight Club? Sì, è il Fight Club. Torna a sedere. No, amico, dagli un pugno in faccia. Fatti spaccalo, dai! Alzati! Tirati su! Tessa è conosciutissima, ragazze. Lasciamo perdere.
Cose vecchie. Ahia, mi sa che era un Swax. Va a finire. Ok. Volevo vedere se c'erano altre cose interessanti. Qua ci sono coltelli, mazze, eccetera. Voglio prenderne un po' di cose. Qua cosa c'è? Avvio di concrezione. Qua c'è scritto, scusate. Allora, aumentare lo zoom, sì. Leggi. Avviso il sistema di servizio civile. Il generale della zona di quarantena di Boston. Affanculo. Saluti in qualità di civile abile. Questo ordine di lavoro ti impone di partecipare a varie attività relative alla manutenzione della zona di quarantena. Fai rapporto all'ufficio principale del Charles Bridge il 15 dicembre alle ore 6 e mezza del mattino per indirizzamento presso una stazione di gestione delle forze armate. Aspetta, ho sbagliato. Per far scorrere come facciamo così. La violazione volontaria dell'ordine di comparizione del luogo e ora indicato in questo messaggio avranno come conseguenze la restrizione delle relazioni e potenzialmente la perdita dei diritti di residenza nella zona. Porta con te questo messaggio quando fai rapporto. Nota importante, leggere con attenzione. Se hai già svolto dei servizi per la comunità negli ultimi 6 mesi, porta la relativa documentazione e il servizio sarà rimandato. Se soffri di problemi fisici o mentali, che a tuo parere ti rendono impossibile prestare servizio, porta un certificato medico che descriva la tua condizione. E abbiamo visto che c'è una mappa. Attenzione. Vediamo un po'. Una mappa della zona di quarantena di Boston. Tunnel. Cave-in. Ok. Stadio dell'infezione. Stadio 1. Runner. Non lasciate che vi circondino. Il Cordyceps. Ha assunto il controllo sulle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili gli infetti allo stadio 1 di solito viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Stadio 2, Stalker. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Guardatevi bene attorno. Stadio 3, Clicker. Non ci vedono. Completamente ciechi, udito molto acuto. Usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. Stategli lontani. Gli infetti dello stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci e estremamente letali. E sbaglio il tasto. Stadio 4, B. Ok. Questo. Posto ricercato. Ricercato per affiliazione alle luci. Sì, arrivo, Tessa, arrivo. Scusa, sto guardando un secondo se ci sono oggetti o cose. Un attimino. Ciao, bimba. Questi? Non dicono niente, possiamo andare. Ogni sorta di roba in quella fabbrica. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa è tornato al pontile. È lì ora. Ok, sto qua non me la conta, però giusta molto, eh. Però va bene. Beh, perché si è bloccata un attimo lei? Qua ci sono oggetti, cose. Ci siamo. Aia. Ah, yeah. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazza, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Pagherai per questo stronzo! Aspetta. Com'era per mirare? Allora, dobbiamo sparare a quello lì, aspettate. Aia. Stronzo. Pagherai per questo.
Mazza stronzo! Ma ti spezzo le gambe. Ok, l'altro è morto. Mizzica. Allora. Sì, non abbiamo cura, però sì. Grazie. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Giocato di merda, ha giocato. Vediamo un po' se avevano ammo o niente. Non c'hanno un piffero questi qua. Un secondo. Fammi ricaricare. Ok. Dove sei? Sei già andata lontanissima. Bisogno di cura, bisogno, cacchiarola. Sì, vai. Ok. Ah, ma lui si vede proprio quando tipo... Si fa male e si vede proprio, eh? Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Matt, come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Ok, scusate ma mi si era incasinato il microfono. Allora, vediamo un po'. Prendere ostaggi, afferra un nemico ignaro della tua presenza, stordito o a terra per usarlo come scudo umano. Dopo aver afferrato un nemico umano puoi spostarlo qua e là usando L per un breve periodo, prima che riesca a liberarsi. Premi quadrato per un atterramento silenzioso quando sei nascosto, per un'uccisione aggressiva quando stai apertamente combattendo. Ok. Qua ce ne sono altri due. Che se Tess prende l'altro, io potrei prendere questo qua. Volevo dirlo. Ero in Jordan Street. Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Ok. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno freddati tutti. Dicono che sia così in tutta la città. Mi stanno mettendo sotto. Dov'è Tess? Davvero? Sarà qua Tess? Sì, è qua. Elimina il primo, io penso all'altro. È ciò che volevo fare, però... Ok, allora aspetta, fammelo prendere da dietro, va quello lì, di colore. Ok, ci ha dato anche qualche oggetto, ci ha dato. Oh, abbassati. Guardiamo in giro. Chiave del deposito. Ah no, select, scusate.
Chiave del deposito, ok, non c'è scritto nient'altro. Guardiamoci in giro. Ma questi qua devo sempre mettermi accovacciato per vedere i corpi? Ma non penso. Però la cosa positiva è che abbiamo preso una curetta che non guasta. Anzi, aspetta un po' che la provo a prendere anche. Era una cura, vero? Sì. Come cazzo? Allora, aspettate un po', cerchiamo di capirci un attimo. Ok. E questi va bene. Così si apre l'inventario quello delle... Ok. Così solamente quello lì. Ma scusami, quindi come dovrei fare per... Ah no, così è per sentire meglio. Ok. Poi mi spiegheranno come mai Joel ha un udito della Madonna. Però vabbè. Ok. Allora, oggetti vari non ne vedo. Quindi direi che si può andare. Giù di qua, direi.